Ciao, sono Claudia Zanichelli di Piloge in Carezza, un'azienda storica di Salso Maggiore Terme, produttrice di cosmetici. Oggi vi parlerò di come la tecnologia può essere applicata alla cosmesi, in particolare della tecnologia dei droni, grazie alla quale i principi attivi vengono veicolati e protetti fino alle cellule bersaglio, dove possono svolgere la loro funzione in modo concentrato ed efficace. Quando si parla di tecnologia, pensiamo spesso ai device che utilizziamo quotidianamente o a grandi sistemi virtuali informatici, mentre la tecnologia in realtà ha chiaramente aree di applicazione decisamente più ampie, come per esempio la medicina, la scienza o la chimica. Ecco come arriviamo alla cosmetica. In laboratorio sono state create negli ultimi anni numerose sostanze sintetiche o sono state scoperte in natura sostanze naturali molto attive che però spesso non riescono a mantenere la loro efficacia quando poi vengono applicate sulla pelle e quindi si disperdono. La pelle, che è il nostro primo sistema di difesa, essendo una barriera, tende a metabolizzare queste sostanze, diminuendone l'efficacia e la sostanza così non rimane attiva nel tempo. Ecco come la drone technology si pone come soluzione a queste problematiche. Come funziona? Il principio attivo viene legato a una cellula trasportatrice intelligente, detta carrier, che protegge il principio attivo e lo trasporta fino alla cellula bersaglio. Durante il tragitto il principio attivo è protetto e quando arriva sul bersaglio il drone si discioglie rilasciando lentamente il principio attivo e permettendogli di lavorare in modo concentrato ed efficace esattamente nel punto in cui deve svolgere il suo lavoro. Ci sono numerosi campi di applicazione nella cosmetica di questa tecnologia, per esempio prodotti antirughe. In questo caso i droni portano i principi attivi all'interno dei fibroblasti, che sono le cellule responsabili della produzione di collagene e di elastina. All'interno dei fibroblasti i principi attivi o stimolano la produzione di collagene ed elastina o ne imitano la funzione. Un altro campo di applicazione sono cosmetici per il fitness, quindi snellenti o drenanti. In questo caso, il drone trasporta il principio attivo all'interno degli adipociti, dove l'attivo svolge generalmente una funzione lipolitica, quindi riduce di solito il volume dell'adipocita. Spero di essere stata esaustiva, di aver instillato un po' di curiosità su questo mondo apparentemente semplice come può essere la cosmetica. Se hai domande, se vuoi avere altre informazioni, puoi contattarmi ai riferimenti che trovi sulla slide. Infine, se questo video ti è piaciuto, non perderti gli altri episodi di Gia Talk sul canale YouTube del gruppo Imprese Artigiane.